chi si riferisce a Gesù? Chi è il fratello? È quello che appartiene alla comunità cristiana, non chi. Quindi sapete che il modo più, il primo modo con cui i discepoli di Gesù si sono chiamati era fratello. Poi dopo ad Antiochia, ci dice gli Atti degli Apostoli, per la prima volta furono chiamati cristiani. Ma all'inizio è ancora un problema. Non so se siete cittadini, ma dice fratelli, non è un modo di dire. Quindi queste parole di Gesù non riguardano qualunque la vita che è posto all'ufficio, qualunque situazione, sono relative alla vita nella comunità cristiana. Oggi, come voi sapete, è l'ultima domenica che sono in mezzo a voi come parroco, o che sono in mezzo a voi, capiteranno occasioni di incontrarci, certamente, ma come parroco. Quindi magari tradizione che dovrei farvi, non so, qualche raccomandazione, qualche. Diciamo che il Vangelo mi toglie di balanzo perché faccio mie quelle che sono le raccomandazioni di Gesù. In questo capitolo 18 di Matteo voi trovate quelle che per Gesù sono, come dire, le cose importanti nella vita di una comunità. Quindi le cose che non vanno mai in Dio. Quindi io vorrei semplicemente ripetere queste che sono le raccomandazioni di Gesù sulla vita di comunità. Intanto non si può essere discepolo di Gesù se in qualche modo noi anche non apparteniamo a una fraternità, a una comunità. Altrimenti queste parole di Gesù non avrebbero nessun significato. Essere cristiano significa sempre, in qualche modo, anche se tu fossi nell'elita sulla montagna, sentirti parte di una comunità. Se voi prendete questo capitolo, voi vedete che in modo molto, molto evidente si divide in due parti. Ciascuna delle due parti si conclude con una parola e ha una parola chiara che torna di volta. Questo capitolo si apre con una domanda dei discepoli, che chiedono chi è il grande nel regno del cielo. E Gesù chiama, come dire, sì, con la maglietta gialla, vieni, vieni, non avere timone, non ti manca, vieni con la mano. Allora, Gesù chiamò a sé un bambino, sei un bambino, come ti chiami? Au, benissimo, vieni qua. E dice ai discepoli, chi è come questo bambino è il più grande nel regno del cielo. Se non vi convertite e non diventate come questo bambino, non entrerete nel regno del cielo. E poi questa prima parte si conclude con quella parabola che tutti ricordate della ricorrenza di Dio, quella che è insignificante, una su cento, mi perde uno, ai nostri occhi, invece agli occhi di Dio è rinunciato. E questo pastore abbandona il 99 pecore sui morti e va a cercare. Grazie, ma allora puoi tornare nel mondo. Ciao, grazie. Per cui voi sapete che io ho sempre detto che ai bambini non bisogna fare prediche. Nel Vangelo stanno sempre fuori i bambini. Voi vedete, però Gesù non fa mai la predica ai bambini, ma parla a noi. I bambini sono in mezzo a noi proprio al segno vivo del regno di Dio. La prima raccomandazione che Gesù ci fa è di non diventare grandi. Per piacere, non diventare grandi. Come scrive Teresa di Lisieux nella sua autobiografia, io ho bisogno non di diventare grande, ma di rimanere piccolo.
niente Vaticano, queste storie qui che sento. Abbiamo bisogno di rimanere piccoli. Ed è bello, diciamo, tutto questo affetto che io sento che attraverso di me è a Cristo. Non so se avete visto l'immagine del giornale dove c'è il mio scritto. Io porto un bambino, cioè faccio la parte della Sinecdoche, perché noi la dovete vedere, ma quell'anno la Sinecdoche non arrivò. E sapete, c'è una bellissima battuta di Papa Luciani, quel Papa che è rimasto, il quale anche lui sorpreso da tutto questo entusiasmo, disse una volta: immaginate che quell'asino, sentendo gli applausi a destra, avesse iniziato col sostegno in America, avrebbe mostrato di essere quell'asino che era, perché non era lui, ma era colui. E così prende sempre il segno della presenza di Cristo in questo mondo. Anche quando, diciamo, non ha particolari, però porta in Cristo. Quindi questa è la prima raccomandazione. Se voi rimanete piccoli, allora la comunità cresce. Ma quando si diventa grandi, è impossibile stare insieme. Ci sono più, non si va avanti. Quando ognuno vuole competere con l'altro, chi è più bravo, chi è più grande. E avere il piccolo al centro, come quel bambino, la comunità cristiana si costruisce non attorno al leader, ma attorno al piccolo. Fino a quando il piccolo, quelli che Papa Giovanni Paolo II chiamava i blessi, i feriti dalla morte, quelli che hanno avuto una perdita, un lutto, un abbandono, una fuga, gli stranieri, gli... Quando questi sono al centro di una comunità, la comunità cresce e si costruisce. E quando invece il piccolo non sono più al centro, quella comunità appassisce. Questa è la prima parte del discorso del valore di Gesù. E la seconda parte è quella che si apre con il Vangelo che abbiamo ascoltato oggi, e ascolteremo la conclusione della parola domenica prossima. E avete sentito di se un tuo fratello commette qualcosa di male. In alcuni manoscritti si aggiunge contro di te. Non sappiamo, diciamo, quale versione si dividono i manoscritti, ma comunque si commette qualcosa di male. Il nostro professore di esegesi diceva: non è un periodo ipotetico del terzo tipo. Non so se si studiano ancora il periodo ipotetico, si studiano il primo tipo. Cioè, è una realtà, eh? Nella comunità cristiana ogni giorno sbagliamo, a cominciare da me. È fatta di gente che sbaglia. Ma dove l'errore, il peccato, non viene, come dire, assecondato, ignorato, ma viene corretto. Viene corretto. Questo è fondamentale. Purtroppo la correzione costa fatica. Perché se tu correggi qualcuno difficilmente lo vede bene. Però viene corretto non per condannare l'altro, non per colpirlo, non per umiliarlo, ma per guadagnarlo. Se tu se ti ascolta per guadagnato tutto. Io dico che questa è una delle parole di Gesù meno vissute da Cristo. Se qualcuno fa qualcosa contro te, tu che fai? Scusa se questo fa, ma la lei si sente, si va a dire a tutti tranne l'interessato. Se noi seguissimo la parola di Gesù, vai fra te e lui solo. Non devi dirlo a nessuno. Non devi mettere in evidenza la debolezza o il peccato dell'altro. C'è
c'è un segreto di professione che riguarda non solo il mondo, ma riguarda ogni cristiano. Fra te e non solo. Io, diciamo, no, sono un po' invecchiato nel posto dove non si deve uscire. Ma io dicevo sempre che se tu non mi, quando i bambini mi pongono, se non mi arrabbiamo almeno una volta alla settimana, vuol dire che non devo più pompare. Sempre dalle cose più banali, quello che butta la carta per terra, che sporca. La ragazzina che qualche tempo fa, io volevo fare una gentilezza, abbiamo un terribile questo. E ho detto, che belle treccine che c'ha. Succede dall'unione. Dall'unione. Ma che c'è l'unione? No, ecco, non si dice l'unione. Ma che dire? Succede l'unione. E allora, correggere. Bisogna correggere. Avete sentito la prima lettura, no? Dio dice, ti ho posto come sentire. Questo è vero, in particolare nel parroco, che deve rispondere davanti a Dio non solo di sé, ma io devo rispondere anche di quelli che mi sono affidati. Ed Ezechiele dice, se lui farà una brutta fine per i suoi peccati, lui morirà, ma io ti darò conto a te, se tu non gli hai detto niente. Ma se tu gli avrai parlato, anche se non l'hai ascoltato, tu sei stato. Ognuno di noi è sentinella del prossimo. Purtroppo non lo facciamo anche nella comunità cristiana. Vabbè, sono fatti suoi. No, non sono fatti suoi. Fratelli di suoi. Sapete se sono un po' più di tanto. Sappiamo quello che viene, se sarà. Guardate là, non lo so. Ma vi leggo una cosa bellissima, un papà che come corregge un figlio. Purtroppo diciamo anche nelle famiglie non ci si corregge più, anche a volte nelle volgarità, nel modo di offendere. Cioè, non so se avete letto la lettera con cui vi ho voluto salutare, no? Forse c'è qualche ultima cosa. Io vi prendo una pagina di San Paolo. Il suo congedo dagli anziani della comunità di Efeso. E a un certo punto Paolo dice: per questo dichiaro solennemente oggi davanti a voi che io sono senza colpa riguardo a quello che spero. Per 3 anni, notte e giorno, non ho cessato di esortare fino all'attimo ciascuno di voi. Quindi Paolo fa memoria di come lui ha corretto fra le lacrime giorno e notte ciascuno di voi. Non posso purtroppo dire la stessa cosa, io la noto dovuto cristiano, però molto importante. E Paolo, se leggete le lettere di Paolo, che sono bellissime, per esempio il Tessalonicese, come un padre, io non ho mai smesso di ascoltare, di correggere. E come una madre avrei voluto darmi non solo il Vangelo, ma la mia vita, perché mi siete diventati madre. Purtroppo mancano padri, mancano persone che non erano. E vado a leggere proprio 5 righe dalla vita di Silvano del Monte Athos, che è un santo della tradizione russa ortodossa. Sentite come parla del Papa. Allora, il suo vero nome di battesimo era Simeone, poi diventando monaco, questo nome di Simeone. Nel fiore dell'età, bello, vigoroso a quel tempo, già si morto, Simeone giunto della vita, come giusto che un giorno diventa lui, giunto della vita, si innamorò di una fanciulla e ancora prima di pensare al matrimonio. Una sera tardi capitò ciò che spesso capita. La mattina seguente, mentre stava lavorando insieme al padre, questo gli chiese pacatamente: mio caro,
dove mi restava? Il mio cuore era addolorato. Il papà gli ha detto soltanto questo: mio caro, dove mi restava? Il mio cuore era addolorato. Queste parole così dolci penetrarono nell'animo di Simeone. Più tardi non sono giunto all'altezza di Roma. Egli era illetterato e analfabeto. E quando recitava il Padre nostro, che aveva imparato a forza di sentirlo, Dio in chiesa, pronunciava ancora alcune parole di modo errato. Ma era un uomo pieno di conoscenza e di saggezza. Un'altra volta pazientò 6 mesi, attendendo il momento propizio per correggere senza fede. Aspettò il momento giusto per correggere senza fede. Allora la seconda cosa che vorrei dire: ognuno si deve sentire sempre meglio dell'altro. Gesù ci chiama la protezione di te. Se un tuo fratello fa qualcosa di male, non passare. Fermati, correggere il fratello suo, fermi noi, siamo sentinelle gli uni degli altri. E l'ultima cosa su cui avete sentito c'è cioè l'insistenza di Gesù, è il fatto di camminare insieme, della comunione. Anzitutto fra noi e spirito, cioè per me è molto fondamentale. Posso dire le cose più belle, ma se voi vedete che io e Francesco, che è stato qui, non ci accogliamo, non ci perdoniamo, non ci vogliamo. Nessuno crederà nulla di quello che abbiamo detto. E la stessa cosa di alcuni di questi. Dicevano dei primi cristiani, vedete come siamo. Fanno tanti sbagli, tanto ma secondo me. E Gesù dice, se due o tre di voi si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, io gliela concederò. E se vedete le lettere di Paolo, no? Per esempio la prima di Corinzi, a proposito delle liti tra cristiani, dice c'è una sconfitta che voi ti date, ma che voi qui addirittura dovete appellarvi a un'altra. Ma non è meglio che dai ragione all'altro, anche se magari l'altro piuttosto che di vederti. E questo è difficile perché ogni gruppo a volte pensa di essere meglio dell'altro, pensa di avere lui meglio che io faccio quello che pensa l'altro, anche se piuttosto che dividersi, piuttosto che ferire l'unità. Questo è proprio un bene prezioso in una famiglia come in una comunità nostra. Ah, va benissimo. Allora, questo è un po', però questo capitolo 18, le parole che riguardano, vi dicevo, non qualunque situazione della vita, ma nella comunità cristiana. Continuiamo a pregare con me, io continuo con voi, siamo tutti in cammino verso la patria. Veramente ringraziamo il Signore perché abbiamo sentito la sua presenza e noi